Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti. Siamo al terzo appuntamento di questa quinta serie di Extrema Ratio, iniziata ad aprile dell'anno scorso su iniziativa del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche Moderne. Si tratta dunque del 24° incontro e siamo particolarmente felici di ospitare durante questa serata, Giorgio Vasta, e lo ringrazio, per aver accettato l'invito. Vasta è scrittore, docente, sceneggiatore, curatore editoriale e collabora a diversi, quotidiani e inserti, culturali. È superfluo presentarlo perché lo conosciamo bene. Ha esordito con il romanzo Il tempo materiale, pubblicato per Minimum Fax nel 2008. Ha successivamente pubblicato un volume per la collana Contromano La Terza, Spaesamento, nel 2010, e un reportage insieme a un fotografo, Ramak Fazel, Absolutely Nothing, Storia e sparizione nei deserti americani, che è uscito nel 2016. Ha curato diverse antologie e ha fatto parte di diversi volumi collettanei, tra cui Presente, uscito per Einaudi nel 2012, con Paolo Nori, Michela Murgia e Andrea Baiani. La sua ultima pubblicazione è un racconto lungo che è uscito proprio oggi per l'editore Casagrande e si chiama Tre Orfani. Il titolo di questo incontro è Forme del ritorno. Il ritorno è un tema molto complesso, un tema molto vasto, un archetipo letterario, però è un tema che forse è anche adatto a questi tempi non facili. Stiamo usando molto spesso la parola ritorno per chiederci metaforicamente quando si ritornerà alla normalità o all'idea che abbiamo. Oggi, che abbiamo avuto fino ad oggi, della normalità, e si parla anche molto spesso di ritorni fisici, quindi di viaggi geografici, con la possibilità appunto di ritornare a casa e con le limitazioni che in questo tempo abbiamo rispetto appunto ai movimenti. Giorgio Vasta, a cui desidero lasciare subito la parola, ha una grande capacità, oltre alla sua nota capacità di utilizzare e maneggiare la lingua. Ha la capacità di connettere cose ad altre cose. E in questo senso mi è venuto in mente, leggendo l'ultimo racconto che è uscito oggi, mi è venuto in mente l'ultimo viaggio che avevo fatto prima dell'inizio della pandemia in Europa. A Venezia e mi trovavo alla Ca' Foscari dove c'è un'aula di Carlo Scarpa, Laura Varazzo, in cui è presente un'installazione con delle citazioni di Carlo Scarpa di un'opera che si intitola To Invent Relations. E una di queste citazioni di Carlo Scarpa è In order to achieve something, one needs to invent relations, cioè per riuscire a ottenere qualcosa bisogna inventare delle relazioni. E in questo senso, secondo me, Giorgio Vasta è davvero un maestro nel saper connettere anche cose molto distanti tra loro, cioè nel creare dei grafi di conoscenze, di conoscenza e di scrittura. E in questo senso, proprio rileggendo anche in questi giorni, le sue opere, soprattutto il tempo materiale, mi è tornato in mente un altro volume di Giorgio Boatto, scusate, di Alberto Boatto, Lo sguardo da di fuori, che è stato ri ripubblicato non tanti anni fa da Castelvecchi. È un libro degli anni 80, dell'inizio degli anni 80. E in questo volume Boatto parlava di ordini di grandezza, del fatto che per creare delle relazioni
si devono presupporre degli ordini di grandezza e in questo saggio si partiva da due ordini di grandezza, quello del cosmonauta e quindi dello sguardo dal di fuori, visto al di fuori della Terra, e quindi uno sguardo di vista esterno sul molto grande, e lo sguardo dello psiconauta, e quindi sul piccolo, sul biologico e sull'immaginario psicologico. E questi due sguardi, secondo me, caratterizzano tutta la scrittura di Vasta, ma anche tutti i dialoghi che ho ascoltato, ovvero questa capacità di andare sempre sia sul molto grande che sul molto piccolo. Quindi io lascio la parola a Giorgio, lo ringrazio moltissimo per aver accettato l'invito e appunto lo ascolteremo parlare di queste forme del ritorno e di queste relazioni che ci darà questa sera. Buonasera a tutti, grazie a Emanuela Carbè, grazie a Guido Mazzoni e all'Università di Siena Extrema Ratio per l'invito e grazie a tutti voi di essere qui, in questo qui particolare nel quale ci si trova, che ci ritroviamo a condividere da grosso modo un anno a questa parte. E, con Emanuela abbiamo individuato questo macro tema che è quello del ritorno a partire da una mia, non posso definirla ossessione perché sarebbe eccessivo, rischierei di essere enfatico, ma di una curiosità nei confronti di quella che è al contempo un'esperienza e un'esperienza tutto sommato comune. Nonché una rappresentazione narrativa, perché il ritorno è qualcosa che ci accade ed è qualcosa che viene messo in scena dalla letteratura, dal cinema, dal teatro, da altre forme ancora di narrazione. La curiosità nei confronti di questa esperienza, di questa narrazione, è una curiosità che, come almeno nel mio caso spesso accade, non ha un primo impulso d'ordine culturale. Non necessariamente nasce dalla lettura, dalla visione di film. Trova il suo impulso in alcuni fatti che accadono, che mi sono accaduti negli ultimi anni, che a un certo punto mi sono reso conto essere, ecco, collegabili tra di loro. Era come se, dopo non essermene reso conto per parecchio tempo, all'improvviso dei filamenti si allungassero da un episodio all'altro, dei denominatori comuni si facessero riconoscibili, fino all'emersione. Un po' più consapevole, via via più consapevole di quello che in questo momento chiamiamo ritorno. Premetto questo: il ritorno al quale penso, il ritorno che vorrei condividere con voi, è un ritorno che non è necessariamente successivo a ciò che dal punto di vista logico, dal punto di vista fisico, diamo per implicito che lo preceda, vale a dire l'andata, l'andare. Nel senso che logicamente e fisicamente si ritorna nello spazio, perlomeno, nel momento in cui c'è stato un movimento preliminare, fondamentale, che è quello di andare. Io penso a un ritorno più simile a uno stato d'animo, non subalterno all'andare, non ancillare all'andare, ma come vera e propria esperienza sentimentale. Forse più esattamente lo intendo come uno sguardo sulle cose. E come accennavo ieri a Emanuela e a Guido, credo che questo ritorno, che questi ritorni si siano imposti alla mia attenzione perché penso che in qualche modo abbiano un legame con l'età adulta.
E chiarisco da subito che non considero l'età adulta qualcosa che per forza deve essere individuato, determinato da un punto di vista anagrafico. Poi magari ci torno su, ma per me Zazì nel romanzo di Queneau è un personaggio che ha a che fare con l'irruzione improvvisa dell'età adulta, se non addirittura della vecchiaia. In una bambina di 11-12 anni, e per me quello è un personaggio che ritorna. Proverò ad accennare tanto a narrazioni, ma questo probabilmente nella seconda parte della nostra conversazione, nelle quali il ritorno è esplicito. Penso ovviamente a quello che fa da punto di riferimento, vale a dire l'Odissea, provando però a leggerla. A guardarla in un'altra prospettiva, pensando a un Ulisse amletico, perlomeno, ma in realtà preferirei riuscire ad arrivare alla descrizione di un Ulisse ipocrita, perché l'Ulisse amletico ha, come dire, una sua fondatezza nelle parole che lo descrivono, nell'aggettivo preso da Shakespeare, però è ancora molto nobile. Mentre invece l'Ulisse ipocrita è quello che sento più vicino. È un Ulisse che mente a se stesso, e che mente in qualche modo anche agli altri. Vorrei però partire da qualcosa che di solito nei contesti letterari viene considerato triviale. Tra le poche persone che conosco che invece non considerano triviale questo argomento, c'è proprio Guido Mazzoni, vale a dire dal calcio, perché quando mi sono trovato a ragionare sul ritorno, prima di tutto ho ricordato una partita che ha quasi 40 anni, perché venne disputata il 28 settembre del 1983. Dalla Juventus contro una squadra polacca che era il Lechia Danzica. Sappiamo che le partite che vengono disputate in Europa tra squadre di club di paesi diversi sono partite che nascono, come dire, da un desiderio di competizione, anche in qualche modo da un desiderio di conoscenza interna dell'Europa attraverso lo spostamento, il movimento delle squadre, delle tifoserie. E si articola, come del resto si articola, si organizza anche un campionato di calcio, ma nelle competizioni di questo tipo è tutto molto più radicale, più secco, in una partita di andata. È una partita di ritorno. Quindi in questa prima accezione la parola ritorno è un po', come dire, sospesa e assunta in maniera molto tecnica. Ora, il 14 settembre del 1983, la Juventus, che aveva la domenica disputato la prima partita di campionato, vincendo per 7-0 contro l'Ascoli, gioca a Torino la partita di andata contro questa squadra polacca. A settembre si gi giocavano così dei gironi eliminatori che saranno stati dei 32esimi, se non se dei 64esimi di finale. La partita riproduce lo stesso identico risultato della domenica. La Juventus vince 7-0 contro questa squadra polacca, una squadra che mescolava al suo interno dilettanti, semiprofessionisti. Trovarsi 2 settimane dopo, il 28 settembre, a giocare la partita di ritorno aveva un carattere inerziale, cioè si doveva andare a giocare, si doveva disputare la partita perché le regole quello dicono. È perché indipendentemente dall'esito della partita d'andata, il ritorno deve essere giocato, le squadre devono scendere in campo.
Quella partita di ritorno l'ho ricordata a lungo e mi è tornata in mente a partire dai 40, 42, 43 anni, avendone fra l'altro un ricordo sbagliato, un ricordo equivocato nel suo complesso. Intanto ero convinto che la Juventus avesse giocato contro una squadra finlandese. Ricordavo l'andata terminata 4-0, ricordavo un ritorno che si sarebbe concluso 4-0. E a partire dai 40, 42, 43 anni ho pensato a quella partita di ritorno, in particolar modo al secondo tempo di quella partita, come un'immagine tra le più potenti, grottesche, tragicomiche dell'inutilità. Quel tempo, quei 45 minuti, mi sembravano qualcosa di oggettivamente e in modo inesauribile inutile, inerziale, come dicevo. E forse erano anni nei quali mi sembrava di vivere dentro quei 45 minuti. Mi sembrava, e a volte ancora mi sembra, di stare in un tempo. E mi riferisco a un tempo individuale, non faccio riferimento all'epoca, non ce l'ho con, come dire, i connotati esterni del tempo, penso al mio modo di viverlo. Mi sembrava, ogni tanto mi sembra di stare all'interno di quei 45 minuti. In realtà, quella partita terminò 3-2 ebbe questa caratteristica, appunto, questo senso di inutilità generale. Bisognava giocare anche se non c'erano dubbi su quello che sarebbe accaduto. Però, terminato il primo tempo, arrivati a una situazione inaspettata, perché dopo essere andata in vantaggio, la Juve era andata in svantaggio per due gol della squadra polacca, a un certo punto. Al centro del rettangolo di gioco si affrontano quello che in quel momento era il calciatore più bravo, più importante al mondo, vale a dire Michel Platini. È un ignoto centrocampista polacco. L'ignoto centrocampista polacco porta palla, affronta Platini e in questo puntino microscopico all'interno di un tempo inutile, di un tempo inerziale, di un ritorno che se ci fosse stato modo sarebbe stato meglio risparmiarsi, fa un tunnel a Michel Platini. È il momento nel quale Davide affronta e in qualche modo oltraggia Golia, perché il tunnel non è semplicemente il dribbling. È qualcosa, è una specie di piccola onta nell'esperienza del giocatore superato con un tunnel. E allora in quel momento c'è una specie di prima rivelazione. All'interno del tempo inutile si determina l'inaspettato, laddove tutto era atteso, non semplicemente prevedibile, previsto, fino addirittura a un senso di logoramento, di consunzione. Di quel tempo stesso accade qualcosa che probabilmente nell'esperienza di quel centrocampista polacco è l'acme della sua carriera agonistica. Avrà magari vinto una classifica dei marcatori in un suo campionato, ma ciò che avrà raccontato ai suoi figli e ai suoi nipoti è di quella volta in cui ha superato in tunnel Platini. L'episodio però non si conclude con il tunnel e mi ha fatto molto piacere 20 anni fa leggere in un racconto di Dario Voltolini che si intitola Bravo e che fa parte di una raccolta che si intitola 10, sono tutte storie che hanno a che fare con il calcio. Mi ha fatto piacere leggere il racconto di questo ulteriore minuscolo sviluppo di quel frangente. Perché Platini, superato in tunnel dal calciatore polacco, ha la prontezza di riflessi, ma mi verrebbe da dire la visione, non semplicemente di gioco, è una visione che trascende il calcistico e dice qualcosa sull'umano, per cui si gira
segue il movimento del suo avversario, gli dà una pacca sul sedere e gli grida dietro bravo, bravo, più probabilmente. Cioè riesce in quell'istante del ritorno ad avere una prospettiva generale, una messa a fuoco, come si può dire, sul paradosso stesso che si stava realizzando in quel momento e sulla sua bellezza. Quindi, iniziato un ragionamento sul ritorno, una prima cosa che mi sono detto è che il ritorno è il tempo durante il quale si generano, se lo sguardo lo desidera e lo consente, delle epifanie in cui si dà l'inaspettato. Il ritorno mi ha riguardato, mi riguarda anche per delle ragioni strettamente personali, geografiche, perché io sono stato per 20 anni qualcuno che ha vissuto altrove. A metà degli anni 90 ho lasciato Palermo, ho vissuto soprattutto a Torino e poi per qualche anno a Roma. Quando sono tornato a Palermo, erano trascorsi 20 anni. Questo determinava sempre un certo tipo di reazione nelle persone che pochissime incontravo a Palermo quando qualche anno fa sono tornato, perché quei 20 anni di lontananza dalla città venivano considerati in modo molto epico, come se Palermo fosse Itaca e io un Ulisside contemporaneo che, divorato dalla nostalgia, trattenuto suo malgrado lontano, fosse finalmente riuscito a toccare l'isola alla quale ritornava. E c'era un senso di delusione tutte le volte in cui io precisavo di non avere mai sentito nessuna nostalgia di Palermo, di esserci tornato mio malgrado, accidentalmente, quando chiarivo che il mio ritorno era più simile alla situazione di chi mette il piede su una buccia di banana e quando a terra di schiena si gira e si accorge che sotto di lui c'è il luogo dal quale era partito, ed è sbalordito e sgomento nell'accorgersi che lì sotto c'è Itaca. Il tempo è trascorso, sono passati adesso 5-6 anni da quando sono tornato a Palermo, è ancora. Le poche volte in cui capita di raccontare di me a livello proprio di vicenda biografica, c'è questo sguardo quasi implorante dell'interlocutore che vorrebbe iscrivere il mio ritorno all'interno di una cornice tradizionale nella quale io ho a lungo sentito nostalgia e finalmente sono tornato. E tocca ogni volta precisare che la nostalgia non c'era. Una pacificazione non è avvenuta e anzi, in un certo senso, il conflitto si è fatto più radicale. Rendere ambigua, sempre su un piano personale di microscopiche intuizioni, l'esperienza del ritorno è che da poco più di un anno a questa parte io mi ritrovo ad avere a che fare con le rondini. Vale a dire con forse l'animale più ricorrente sui libri delle scuole elementari, perché c'è qualcosa di affascinante nella curvatura delle ali, nella possibilità di disegnarle. Ma io le rondini, così, forse le ho intraviste, osservate in modo sommario nel corso del tempo senza mai soffermarmi su di loro. Da un anno, dal marzo dell'anno scorso, quindi adesso questo appena passato è il secondo, ho un rapporto diretto con le rondini perché nella casa nella quale sono andato ad abitare le rondini nidificano nelle cavità che si aprono sopra le cornici delle porte finestre. E quindi l'anno scorso e di nuovo quest'anno da una decina di giorni,
Io sento un rumore brusco che è quello degli artigli della rondine che porta il cibo all'interno del nido e che raggiunge la parte di legno e pietra nella quale si incune e poi subito lo spazio in questo momento davvero a 2 metri da me si accende di una miriade luccicante di cinguettii. E da quando ho questo rapporto diretto con le rondini, evocate a volte anche in letteratura come immagine del ritorno, quello che io mi chiedo è: ma in effetti, quando arrivano qui, dentro le intercapedini, negli spazi cavi, tra legno e pietra, queste, tra virgolette, mie rondini stanno ritornando, stanno andando. Qual è il criterio che fissa nel caso della loro esperienza, che dà valore, che dà significato, che dà fondamento al senso del loro movimento? Quando alla fine dell'estate ripartiranno, quello sarà un andare, sarà un tornare. E allora, a partire da questa ambiguità, un altro elemento che affiora, che fra l'altro, come dire, mi affascinava già da prima di ragionare sul ritorno, è una condizione che è quella dell'andirivieni, che a volte viene legato al nervosismo, alla ricerca nevrotica, frenetica, indeterminata, a volte indeterminabile di qualcosa, per cui cerchi, ma non sai esattamente dove si trova quello che cerchi, quindi ti muovi in una direzione e nell'altra. E c'è stato anche un periodo in cui mi ero concentrato su una scena che arriva alla fine di Anna Karenina, in cui diciamo, protagonista in pectore del romanzo di Tolstoi, scopre dopo un episodio di rabbia contro sua moglie, che rimprovera aspramente per quello che ritiene una disattenzione che poteva costare cara a lei e alla figlia, si rende conto che la sua età adulta, alla quale anelava anche attraverso il matrimonio, non è una soglia che viene definitivamente superata. Tolstoi concede a Levin, a questo personaggio, e in un certo senso è come se concedesse a se stesso, attraverso quel personaggio, questa specie di saggezza, che poi è appunto una saggezza che non si deposita, che non sedimenta, è più vicina al presentimento e all'intuizione che a una conoscenza forte, che forse l'età adulta non è appunto il superamento, un ritornare ultimo, in cui la soglia si supera e non occorrerà più superarla, ma un continuo andirivieni, un movimento da una parte e dall'altra, quasi una specie di rimuginio di tergiversazione, e quindi anche l'andirivieni interviene a, come dire, aggiungere connotati, aggiungere elementi a questa esperienza del ritorno. Racconto un ultimo episodio che è il più recente, non esattamente il più recente, però forse il più significativo, quello a partire dal quale ho cominciato a riprendere in mano dei libri,
leggendoli nella prospettiva del ritorno e a leggerne di nuovi o a guardare film nella prospettiva del ritorno. Poco meno di 2 anni fa ero a trascorrere qualche giorno di vacanza tra la fine di maggio e l'inizio di giugno con un caro amico, ci conosciamo da 25 anni, che si chiama Andrea, a Orosei in Sardegna, dei giorni tranquilli passati a leggere e ad andare in giro. Con noi, diciamo, può risultare marginale il riferimento, ma in realtà non lo è del tutto. C'era anche Frank, vale a dire l'alano arlecchino del mio amico Andrea, un animale di una settantina di chili e di una, come dire, e di una paura che ha un peso, come dire, una consistenza e una propagazione abnormi. Un animale che è terrorizzato dallo scuotimento della sua stessa coda, tanto che il tempo insieme trascorreva sempre in uno stato di ansia perché c'era il timore di turbare l'ipersensibilità di questo alano, di poter compiere un movimento che lo terrorizzasse. Una volta ci siamo incontrati sulle scale interne della casa in cui eravamo ospiti, io in salita, lui in discesa, il cane precipitato dall'alto della scala fino in fondo, scomparendo per i 3 giorni successivi. Questa specie di microscopica armata Brancaleone o di Musicanti di Brema, un pomeriggio ha raggiunto una riserva naturale nel golfo di Orosei, un posto bellissimo, ben custodito, con un ingresso regolato da un biglietto e da un passaggio a livello e con un'indicazione ben precisa. Dovete ritornare entro un determinato orario perché diversamente il passaggio a livello viene chiuso e quindi le macchine non potranno uscire. Si lascia la macchina in una piazzola in cemento a una certa distanza dalla spiaggia e camminando si raggiungono queste spiagge di dune che alla fine di maggio, inizio di giugno sono deserte. Passa un pomeriggio molto piacevole, leggendo e nel mio caso anche leggendo le bozze di un libro che avrei dovuto presentare da lì a qualche giorno a un festival letterario. Frank riesce a trovare, come dire, una confidenza con se stesso tale da correre. E con il mio amico Andrea lo guardiamo ammirati e allo stesso tempo preoccupati che tanta euforia potesse all'improvviso riprecipitarlo nella sua consueta angoscia. Ma persino Frank quel pomeriggio era sereno. Intorno alle 6:30, se non ricordo male, la chiusura era alle 7. Il mio amico Andrea e Frank tornano da una passeggiata che hanno fatto mentre io continuavo a leggere lungo la spiaggia e nel raccogliere zaino, telo, Andrea mi dice se ti va, fai una passeggiata lungo questo tratto di costa perché è molto bello, fra l'altro sta per tramontare il sole e ne vale la pena. Ci vediamo da qui a 20 minuti nella piazzola, non dove abbiamo lasciato la macchina, quella accanto. Inconfondibile, impossibile sbagliarsi. Allora, con il costume umido, indosso la maglietta, prendo una di queste borse di tela nella quale avevo le bozze del libro che stavo leggendo e il cellulare, fra l'altro quasi scarico, non mi porto dietro nient'altro perché, anzi, il mio amico si offre di portare il mio zainetto alla macchina, non mi porto nulla perché nulla mi sarebbe servito e mi avvio lungo questo tratto di costa. Vado. Utilizziamo il verbo andare perché in quel momento possiamo dire che il dominio psicologico, culturale,
biografico nel quale pensavo di trovarmi era quello che ha a che fare con l'andare. Io ho scarsissime capacità contemplative, meditative, quindi un paesaggio nel mio sguardo si consuma dopo pochissimo, non solo indipendentemente da un tramonto, ma forse addirittura il tramonto peggiora le cose, nel senso che mi innervosisce e a volte addirittura mi irrita. Quindi dopo 5 minuti di cammino smetto di guardare in direzione dell'orizzonte e seguo le impronte di Frank perfettamente riconoscibili sulla battigia. Forse mi distraggo, forse seguo una pista animale. Non mi accorgo di quanto tempo trascorre. Guardo alla mia sinistra in direzione diciamo, dell'entroterra, il mare era la mia destra, e penso, forse è il momento di, andare verso il luogo dell'appuntamento. Invece tiro dritto e, chiedendomi per un istante perché. Continuo ad andare in questa direzione laddove ho un appuntamento. Fra l'altro, sono scrupolosissimo, puntuale, ho un rapporto, come dire, nevrotico con il tempo. Preferisco aspettare che fare aspettare. E in più, il costume umido addosso alle 7:15 di sera comincia a farsi sentire, a diventare fastidioso, il caso davvero di tornare, farsi una doccia e cenare. Dopo diverse centinaia di metri mi dico che forse è meglio perlomeno rompere questo movimento parallelo alla costa e innescare la perpendicolare e andare verso l'interno. Mi guardo intorno, non trovo nessuna piazzola in cemento, ma un sentiero di polvere, e comincio a percorrerlo. Tiro fuori il cellulare, vedo che sta andando verso il risparmio energetico, ma soprattutto leggo in alto a sinistra nessun servizio. In una riserva naturale è difficile che ci siano ripetitori, fondamentalmente è inutile. Mi dico, vabbè, sarà sufficiente continuare a camminare per un po' e qualcosa accadrà. Comincio a sentire il corpo, come non lo avevo sentito fino a quel momento. Comincio a sentire l'umido degli indumenti, a percepire la consistenza dell'aria e la sua temperatura. Tutto era stato gradevole fino a quel momento, ma a quel punto, avvicinandosi verso il crepuscolo, davvero l'aria diventa, non è che diventa necessariamente più fredda, comincia a percepirla come più fredda. Mi rendo conto di aumentare il ritmo del passo e mi vengono in mente i tanti cani randagi che nel corso dei decenni ho visto in giro per Palermo, sempre intenerito dalla loro esistenza e allo stesso tempo chiedendomi perché i cani randagi, che non stanno andando in nessun luogo nella maggior parte dei casi, ne stanno ritornando. Si muovono così velocemente perché c'è una frenesia nella loro andatura, come se dovessero andare prestissimo in nessun posto, come se ci fosse una relazione diretta tra la mancanza di una meta, di un telos, di un senso, e il bisogno di raggiungerla nel minor tempo possibile. Mi accorgo di camminare con l'andatura del randagio, sempre più veloce.
mi accorgo di guardare lo spazio in un'altra maniera. Comincio a dirmi, considerate, erano trascorsi 40 minuti a quel punto, tre quarti d'ora. Ma come potrei passare la notte? Cerco di ricordarmi, in quell'appunto davvero, se la letteratura ti viene in mente perché in realtà ti vengono in mente delle situazioni, come dire, non proprio ben augurali, le due versioni di un racconto di Jack London che si intitola Preparare un fuoco. Si svolge tra le nevi e i ghiacci, ma la difficoltà consiste nel riuscire ad accendere un fuoco. Comincio a guardare i cespugli, gli alberi, la vegetazione, a volte più folta, altre più rada. Immaginando di poter trovare là dentro un ricovero. Ovviamente non c'è nessuno spazio abitato, nessun abituro, per usare una parola che, come dire, avrebbe avuto una coerenza dal punto di vista lessicale con quel tipo di spazio. A un certo punto, però, mi imbatto in qualcuno. Non al di là del recinto di legno che sui due lati perimetrava il sentiero, ma lungo il sentiero stesso, mi viene incontro una mucca. In realtà, diciamo, la mucca si muove nella direzione opposta alla mia. Mi viene incontro è già nella terminologia utilizzata una forma di implorazione da parte mia nei suoi confronti e di mitomania perché la mucca mi affronta chiarendomi delle cose con il suo sguardo particolare. Di essere del tutto irrilevante, di non avere ragione, non semplicemente di trovarmi in quel luogo, in un certo senso di essere al mondo. Mi registra come qualcosa di meno significativo di un'increspatura lungo il suo cammino. È chiaro che un ciuffo d'erba commestibile è nell'esperienza della mucca qualcosa di più importante rispetto al bipede che le si trova di fronte. Io mi accorgo nello sguardo nero, lucido, convesso dell'animale, è come se vedessi in quel momento chi sono? Una irrilevanza che non nasce da una valutazione, ma è del tutto strutturale. Mi lascio la mucca alle spalle, la mucca non si lascia nulla alle spalle perché non concepisce, come dire, non mi regala neanche un pensiero. E dopo un po', al di là del recinto, con la luce che, come dire, si abbassa sempre di più, vedo un fuoco che assume subito dei caratteri biblici. Mi rendo conto che è un fuoco che qualcuno deve avere appiccato, che è un falò controllato, che quindi da qualche parte, come dire, delle forme di vita umana devono esserci, ma per me quello è il rogo in fiamme. E penso, ecco, le visioni che come dire, che scandiscono il percorso nel momento in cui, senza accorgertene, hai superato una soglia, il tuo movimento non è più un andare, ma è un ritornare. Nell'arco delle quasi 2 ore complessivamente trascorse a vagare all'interno di questa riserva naturale, io a un certo punto è come se mi fossi detto tutto quello che sta accadendo, i connotati, il senso di disagio, di imbarazzo, di ridicolo, di tragicomicità di questa situazione, sono le cose che accadono durante il ritorno. Nel momento in cui il sentimento del ritorno ti si impone e in qualche modo orienta il tuo sguardo.
Da quella riserva naturale sono a un certo punto venuto fuori e devo dire che quando ci si è ritrovati con il mio amico Andrea, che non si capacitava di tutto quello che era accaduto, il conforto maggiore è stato lo sguardo di Frank, che mi ha guardato come si guarda qualcuno che è messo peggio di lui. Cioè io so in quel momento di avere suscitato la cosa più simile all'autostima che quell'alano Arlecchino può avere vissuto nella sua vita. Era come se guardandomi dopo 2 ore trascorse nell'abitacolo della macchina mi dicesse persino io, magari fuggendo, magari terrorizzato, sarei riuscito a comportarmi diversamente, a comportarmi meglio. Qualche tempo dopo, e concludo, ho ripreso in mano un romanzo che mi ritrovo a leggere periodicamente, è un romanzo di Joseph Roth che si intitola Fuga senza fine, che è il racconto di una peregrinazione attraverso l'Europa di un tenente dell'esercito austriaco che si chiama Franz Tundalo. Incontriamo nel pieno della Prima Guerra Mondiale nel 1916, lo seguiremo in giro per l'Europa in una peregrinazione che sembra avere soprattutto a che fare con la ricerca di un luogo nel quale stare, poi ha in realtà anche un legame con un altro vagabondo dello spazio che è il Milton di una questione privata di Fenoglio, vale a dire c'è anche una ragione sentimentale, c'è non tanto Fulvia, tra l'altro Milton non è in cerca di Fulvia ma è in cerca di Giorgio, dell'altro partigiano al quale chiedere della questione privata che dà il titolo al romanzo di Fenoglio, mentre invece in Fuga senza fine c'è Irene. E quando ho ripreso in mano questo libro, nel quale Roth si mette in scena, è un interlocutore di Tunda e lo racconta molto da vicino, ho trovato due descrizioni, una all'inizio e una alla fine, che mi sono sembrate due descrizioni che mi davano il senso di quell'esperienza a Oro 6 e di ciò che io personalmente intendo per ritorno, quelli che sono i connotati dal mio punto di vista del ritorno. All'inizio del suo romanzo Roth scrive: «Ma adesso Franz Tunda era un giovane senza nome, senza credito, senza rango, senza titolo, senza soldi e senza professione. Non aveva né patria né diritti». Se volessimo dare una lettura in una chiave geopolitica, ci accorgeremmo che siamo davanti a una descrizione letteraria del sans-papiers, di quello che oggi chiamiamo migranti, un giovane senza nome, senza credito, senza rango, senza titolo, senza soldi. E senza professione non aveva né patria né diritti. Questo accumularsi di senza, di parole che privano, non vanno però intese, e credo in questo senso di intuire le intenzioni di Roth, in senso davvero privativo e negativo. Questo modo di far esistere il suo personaggio ha a che fare con lo spingerlo in direzione di quello che un narratologo tempo fa chiamava un fascio di possibilità narrative. Tutto quello che gli viene tolto è qualcosa che lo libera. Di nuovo, però, la libertà alla quale faccio riferimento non vorrebbe in nessun modo essere una libertà ingenua, ingenuamente festosa, idilliaca, è una specie di rischio continuo, è quasi un altro modo per parlare di vulnerabilità.
Franz Tunda già all'inizio è privato di ciò attraverso cui si organizza, attraverso cui si organizza un soggetto storico, un'identità nel flusso della storia. I parametri, appunto, i criteri che lo strutturano, che lo persuadono pienamente di esserci e che non gli fanno mai temere di essere un fantasma. Alla fine del romanzo, Roth scrive questo: a quell'ora il mio amico Franz Tunda, 32 anni, sano e vivace, un uomo giovane, forte, dei molti talenti, era nella piazza davanti alla Madeleine, nel cuore della capitale del mondo, e non sapeva cosa dovesse fare. Non aveva nessuna professione, nessun amore, nessun desiderio, nessuna speranza, nessuna ambizione e nemmeno egoismo. Superfluo come lui non c'era nessuno al mondo. E siccome tra le cose che la letteratura riesce a ottenere c'è un, come dire, nei suoi processi, c'è anche una risignificazione di singole parole, di singole esperienze, arrivato alla fine della rilettura di Fuga senza fine, mi sono reso conto che quel superfluo, tutt'altro che avere a che fare con qualcosa di distruttivo, di nichilistico o di mesto, è quasi una specie di sobrio complimento che Roth rivolge al suo personaggio. Fra l'altro, uno scrittore italiano come Dante Arfelli a un certo punto, in un romanzo che si intitola proprio I superflui, quasi trasformato la superfluità in una vera e propria condizione, perlomeno nell'Italia tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, la condizione di chi non riusciva, senza per forza patirlo, a trovare una collocazione all'interno di quel macro evento che era il boom economico. E i superflui di Arfelli hanno, secondo me, anche dei parenti molto vicini nel protagonista di L'ultima estate in città di Gianfranco Cagligaric, e nell'Aldino, protagonista di Tirar Mattina di Umberto Simonetta. In un caso siamo a Roma, nell'altro siamo a Milano, abbiamo di nuovo a che fare con delle peregrinazioni. Per Aldino, che è un Ulisse che vaga per la notte milanese, tirando mattina, rimandando il più possibile l'alba. La cosa fondamentale è allontanare quella che lui chiama l'ora seria, quella nella quale si metterà la testa a posto. Dopo quell'alba comincia il suo primo giorno di lavoro, quello tramite il quale la sua fidanzata e la madre della fidanzata lo considereranno degno. Quindi la superfluità è, diciamo, un altro connotato all'interno del ritorno. Mi fermo qui, quelle che ho provato a condividere appunto sono delle immagini, dei racconti, dei collaudi. Mi affido a Emanuela per proseguire il ragionamento. Grazie Giorgio, grazie per questi collaudi. Non è facile commentare perché è accaduto esattamente quello che immaginavo, avevo detto all'inizio, questo grafo di conoscenza che piano piano si allarga e a cose si collegano altre cose in un modo molto affascinante. Mentre parlavi, naturalmente prendevo appunti e mi sono venute in mente molte altre cose. Parlavi di un cane, quindi subito ovviamente il pensiero va al cane Argo, quindi hai parlato di Ulisse, poi mi sembra che tu abbia parlato di più livelli, quindi un
un livello del sottosuolo, un livello del, diciamo del, di pianura e poi un livello di ascesa verso la montagna. Anche qui, mentre parlavi di non so cosa, non ricordo ora in questo momento cosa, mi hai fatto tornare in mente un racconto di Thomas Bernard di Midland Hills con l'ascesa con l'ascesa nella vecchia casa, quindi un ritorno anche in questo caso nella vecchia casa paterna e quindi il ritorno alla famiglia. Poi hai citato, beh, sul tunnel di Platini e di tutto ciò che riguarda il calcio, io non so nulla, quindi per tunnel lo inserisco nella tua categoria, diciamo che ho inserito inizialmente sul sottosuolo, perché questo per me è un tunnel. E naturalmente ora mi verrebbe da raccontare l'aneddoto del tunnel sotto la Manica delle Talpe, ma non lo farò per non rubare troppo tempo. Però hai parlato dei musicanti di Brema, quindi di questa fiaba dei fratelli Grimm, che tu hai citato in un racconto che si intitola Storia del mio presente. In una raccolta che è uscita nel 2019, intitolata Risentimento, a cura di Giovanni Accardo, e mi aveva colpito questa scelta di questa fiaba, in cui non c'è un ritorno dei quattro animali, però è una fiaba, che tu citi, credo, all'inizio, nel blocco iniziale di questo racconto, che parla di ritorni, tra l'altro, e di non ritorni, soprattutto, credo che potremmo definirlo un diario del lutto, in qualche modo, di un doppio lutto, perché ci sono più livelli, diciamo, di non ritorno e di attesa di un ritorno. Poi, se vorrai parlarcene, naturalmente, ci farebbe piacere, mi farebbe piacere. E parli appunto di questa fiaba dei musicanti di Brema, e mi hai fatto venire in mente, ovviamente, le funzioni di prop, perché nelle funzioni appunto delle costanti all'interno delle fiabe, so che non è molto di moda parlare di prop, ma una costante è appunto il ritorno dell'eroe o alla situazione di partenza o comunque alla casa, e talvolta un'altra funzione di prop è il ritorno del protagonista, dell'eroe con un travestimento. Il protagonista ritorna a casa o ritorna nel proprio paese, ma con un travestimento, non viene riconosciuto, e quindi insomma si torna ancora all'archetipo di Ulisse. E quindi ci sono questi tre livelli in cui si potrebbero dire, credo, moltissime cose. Il fatto che tu abbia parlato in qualche modo dell'età adulta e abbia citato anche dei romanzi di formazione, mi ha dato da pensare, e per controparte ho pensato invece a un ritorno del tutto in antitesi verso, diciamo, un cambiamento del protagonista, che sia in positivo o in negativo, cioè il ritorno del suicida. E mi è tornato in mente una scena di un documentario che mi avevi raccontato tu tanti anni fa, che ho scoperto grazie a te, di Herzog, Incontri alla fine del mondo, in cui vengono seguite le migrazioni di un gruppo di pinguini, e a un certo punto un pinguino all'improvviso, invece di andare con tutto il gruppo, si gira e torna verso le montagne. In una storia drammatica, perché questa tipologia appunto di questi tipi di pinguino che esistono veramente si staccano dal gruppo e tornano alla montagna, in sostanza vanno a morire, si suicidano, e quindi ritornando indietro compiono un atto folle di autolesionismo, che forse non fa parte degli esempi che hai inserito in tutta questa in questo carotaggio che hai fatto. Allora, se vuoi proseguire il discorso con insomma, queste riflessioni, questi altri punti che ho aggiunto, oppure se vuoi parlare di Storia del mio presente, che è un bellissimo racconto, come insomma,
ti senti più a tuo agio. Intanto comunque grazie per questo primo intervento che hai fatto, che è stato davvero molto molto ricco. Magari a una storia del mio presente ci arrivo, ma non comincio da lì, perché potrebbe essere un modo per ribaltare la prospettiva, ragionare non tanto su chi ritorna, ma su chi attende qualcuno che ritorna. Partire dal pinguino, in realtà nel documentario di Herzog le cose stanno in un modo leggermente diverso rispetto a come le hai descritte. Herzog intervista un etologo, molto bizzarro anche nel modo di esprimersi. Lo intervista su qualcosa di cui ha sentito parlare, credo proprio a proposito dei pinguini Imperator, gli stessi dei quali racconta Daniele Del Giudice in Orizzonte Mobile. Herzog vuole sapere se questa cosa di cui ha sentito parlare, che riguarda la pazzia, la follia dei pinguini, ha un fondamento oppure no. L'etologo risponde, che diciamo non ci sono casi, documentati di pinguini che si considerano, che si sentono Napoleone Bonaparte, ma che è stato possibile osservare alcuni comportamenti sui quali, diciamo, le valutazioni, i giudizi dell'etologia restano sospesi. Vale a dire, si è osservato il comportamento migratorio di un branco di pinguini. Lì Herzog fa cinema, nel senso che mostra delle immagini, ma non necessariamente sono le immagini che corrispondono davvero al drappello descritto dall'etologo. Questi pinguini si muovono dalla colonia verso il mare, verso un altro tratto di mare, dove vanno a cacciare. Quindi quel comportamento è strettamente legato a un bisogno di continuare ad adattarsi all'ambiente. Si osserva che alcuni pinguini proseguono verso quella che è, diciamo, la loro destinazione. Altri a un certo punto si fermano e tornano indietro, tornano alla colonia, come se appunto intuissero, tutte queste parole sono improprie ragionando di animali perché spingono il discorso verso una specie di antropocentrismo che denuncio, dichiaro immediatamente. Non è che il pinguino dice a se stesso: mi sa che non ho forze sufficienti per arrivare fin lì, è più prudente tornare indietro. C'è qualcos'altro. Non di meno complesso, ma di senz'altro differente, che accade. Quello su cui l'etologo e Herzog si concentrano è il pinguino che rimane da solo al centro della distesa bianca dei ghiacci, non va avanti, non torna indietro, ma prende una terza via. E dopo essersi come guardato intorno, dopo aver, tornando al discorso di prima, esitato, tergiversato, si muove in direzione di un bianco irriducibile, centinaia e centinaia di chilometri di ghiaccio. La voce in inglese di Herzog in off, osservando il comportamento di questo animale, si chiede: but why? In quel momento, fra l'altro, c'è una scelta di montaggio bellissima, perché il pinguino si ferma, si gira, è come se guardasse verso la voce e dicesse: dici a me. Si gira nuovamente, dando le spalle a noi che lo guardiamo, continua. Mi verrebbe da dire come fa la scrittura a attraversare tutto quel bianco. Questi frammenti su YouTube sono tra le poche occasioni in cui i commenti, invece di essere soprattutto e anche forse strutturalmente necessariamente stupidi, sono dei giochi a inventarsi la destinazione, a immaginarsi verso che cosa quel pinguino sta andando. A volte sono delle considerazioni
così poco interessanti, altre volte ci sono delle immagini che hanno quasi una qualità letteraria. Rispetto a Thomas Bernhard, è vero che nel racconto al quale fai riferimento c'è un ritornare. In Bernhard ci sono dei movimenti che riguardano il ritorno, che si producono a livelli diversi, a livello drammaturgico e a livello stilistico. La cantina, uno dei cinque libri che costituisce la sua autobiografia, ha un incipit bellissimo, che è quello in cui si fa riferimento agli altri. Li incontrai, vado a memoria e probabilmente sbaglio qualcosa, nella direzione opposta. C'è qualcuno, un ragazzino che esce di casa per andare a raggiungere quella che è la destinazione prevista. È naturale nel suo primo giorno di scuola, il ginnasio, ma a un certo punto si volta e non è che semplicemente cambia direzione, cambia tragitto, è come se innescasse un altro tipo di prospettiva, che con il ritorno forse ha qualcosa a che fare. Decide di impiegarsi come garzone all'interno di una bottega nella quale, se non ricordo male, viene venduta frutta e verdura. Questo è il livello drammaturgico. Quello che a me affascina molto in Bernhard è il ritorno a livello stilistico, che ha a che fare con la forma della frase. Questo movimento, che mi sembra quello delle impastatrici, queste macchine meccaniche, queste macchine spesso circolari con l'impastatrice al centro, e questo movimento nella sostanza colloidale, lento, ma allo stesso tempo determinato, hai l'impressione che nulla possa arrestarlo. La frase di Bernhard è una frase nella quale senti un andare, un primo movimento che ha a che fare con l'andare. Si producono alcune parole. Queste parole diventano nella ripetizione delle parole chiave. E a un certo punto la frase si allunga e forse in un certo senso costruisce un movimento spiraliforme e si porta dietro il materiale che ha generato all'inizio. Si fa ipnotica, si fa equilibratamente tortuosa, soprattutto riesce a essere, e le prime volte in cui leggevo Bernard questo non lo capivo, è una cosa che mi è diventata più chiara negli ultimi anni, riesce a diventare anche profondamente comica. Cioè io per tanto tempo non riuscivo, cioè non sentivo la comicità di Thomas Bernhard, che mi è diventata più chiara negli ultimi anni. Rispetto al ritornare travestiti, all'archetipo del ritornare travestiti, si sa che Ulisse arriva a Itaca godendo di un travestimento che gli amici dei gli hanno concesso. Gli incontri che scandiscono questa prima parte del ritorno, che però non, come dire, non si compie davvero quando Ulisse tocca Itaca. Ulisse deve meritarselo il ritorno, forse lo sa dall'inizio, da 10 anni prima, che deve meritarselo, che non deve semplicemente compiere un percorso. Gli incontri sono incontri sempre condizionati dal travestimento. Il porcaio, Telemaco, all'inizio non lo riconoscono. Persino Penelope non lo riconosce dopo l'uccisione dei Proci. Addirittura è turbata, spaventata da quest'uomo che ha compiuto questo eccidio. E i due dovranno condividere un segreto affinché il ritorno sia davvero tale, sia davvero compiuto. Penelope provoca
Ulisse o quell'uomo che si trova davanti, c'è un accenno al letto nuziale e lì Ulisse racconta quello che soltanto lui e Penelope sanno, che il letto nuziale è stato scavato nel tronco enorme di un ulivo, la camera da letto è stata costruita intorno a quel tronco e l'intero palazzo si è sviluppato a partire da quel segreto, che ha una caratteristica, è un segreto fatto di legno e tessuto, perché il letto è legno e tessuto. Il telaio è a sua volta, che è un'immagine del, come si può dire, della strategia di Penelope, è un dare tempo al tempo, è essere contemporaneamente artefice e distruttore. Il telaio, con il quale Penelope sta tessendo il sudario per il padre di suo marito, è fatto di legno e, come dire, trova il suo compimento nel tessere dei filati, nel costruire dei tessuti. C'è un momento all'interno dell'Odissea, poi torno a Itaca, in cui Ulisse, ottenuto da Nausicaa di potere, da Calipso di potere ripartire, si fabbrica una zattera. Questa zattera poi sarà esposta ai mari, alle tempeste. La zattera è di nuovo un manufatto costruito con il legno e con quella ma materia vegetale che è il cordame. Nella versione televisiva del 68 dell'Odissea, tra le più belle secondo me che sono state realizzate, quella di Franco Rossi, Schiva Zappa e Bava, dove Penelope e Irene Papas, gli sceneggiatori decidono di dare un'interpretazione marcata a quello che nel testo letterario è soltanto un'ipotesi. A un certo punto Ulisse dice: cercherò di continuare a governare la zattera, e se i venti la scompiglieranno, se i marosi la faranno a pezzi, io proverò a tenere insieme i pezzi. Una intenzione, un proposito, non puoi all'interno di una narrazione audiovisiva farlo esistere se non decidendo di ometterlo o di realizzarlo. In quella versione Ulisse si ritrova esposto alla tempesta e davvero sembra un tessitore che tiene insieme i pezzi di qualcosa che il mare scompiglia. Mi ha colpito nell'ultima lettura dell'Odissea, fatta anche intersecando il testo letterario con alcune versioni, questa per la TV del 68, un'altra di Mario Camerini per il cinema, molto enfatica con Kirk Douglas. È una bella scelta di casting perché Silvana Mangano interpreta tanto il ruolo di Penelope che di Circe, e tanto centripeta che centrifuga. Mi ha colpito questo ricorrere di questi materiali: il telaio, che è il più nuovo, la zattera con il cordame vegetale che tiene insieme i tronchi, e alla fine il letto. Come se il ritorno e l'attesa di chi non ritorna fossero delle preghiere che i due sposi rivolgono soprattutto al sentimento della mancanza. Tessere, distruggere, ritessere è un modo per protrarre il sentimento della mancanza, per farlo durare di più. Ma andando di nuovo a Itaca e ad Argo, quello è un momento, siamo nel 17° libro, che è uno dei due, se non sbaglio, nell'Odissea, in cui Ulisse piange. Piange davanti al racconto del re dei Feaci,
che non sa di stare raccontando a Ulisse la storia di Ulisse, quindi piange davanti a un organismo strutturato. Ulisse piange davanti a una narrazione, davanti a qualcosa che ha un'architettura, si riconosce all'interno di quella e l'esperienza emotiva è determinata dallo stare dentro una narrazione. Quando piange in un modo più sobrio, c'è un accenno minimo, una lacrima che si cancella dal viso, accade davanti ad Argo che lo riconosce e muore. E in quel momento è come se fossimo agli antipodi della prima situazione, perché non c'è racconto, non c'è risorsa narrativa nello sguardo di Argo. La nostalgia che Argo prova nei confronti di Ulisse è più potente, struggente di quella che Ulisse può sperimentare davanti all'animale. Argo era cucciolo quando Ulisse è partito. Ha vissuto tutta la sua vita avendo in Ulisse in qualche modo l'equivalente di Rosebud per Charles Foster Kane, la vita non vissuta, la vita mancata. Nello sguardo di Argo che osserva Ulisse, guarisce e poi muore, non c'è nessun racconto. Siamo a un livello destrutturato, molecolare, originario, in un certo senso anteriore alla narrazione stessa, come se questi due estremi fossero quelli che possono condurre l'eroe omerico al pianto. Chiudo con due variazioni su questo Ulisse, che fra l'altro è, secondo me, molto attratto dall'andirivieni di cui parlavamo prima. Ulisse non è vittima di un ritorno mancato, è l'artefice di un ritorno procrastinato. È lui a scegliere di avvicinarsi il più possibile a Polifemo, è lui ad addormentarsi. Quando è in prossimità di Itaca, e dentro l'otre ci sono i venti contrari, che in quel momento non possono impedirgli di toccare Itaca, ma giusto in quel momento Ulisse si addormenta, i suoi uomini sono convinti che Eolo gli abbia regalato dei tesori, aprono l'otre e i venti contrari si scatenano. Sembra che ci sia quasi una collusione, una complicità, un bisogno di Ulisse stesso di rimandare il più possibile un evento che per diventare fondamentale deve essere appunto meritato. L'Ulisse dell'Andirivieni è quello dipinto in alcuni quadri alla fine degli anni 60. Uno di questi dipinti è proprio del 1968 da Giorgio De Chirico. Il ritorno di Ulisse, di Giorgio De Chirico in particolare, è quello che vede Ulisse su una barca all'interno di una stanza, una porta socchiusa, una finestra da un lato, un quadro dello stesso De Chirico sulla parete opposta, e qualcosa che sembra un tappeto, una specie di oceano miniaturizzato, ridotto alle dimensioni di un tappeto. Come se Ulisse fosse la perpetuazione di quell'immagine. Ulisse, però, ha nella classicità, nella sua esperienza del ritorno, un vantaggio che forse, un privilegio, che forse manca agli Ulissi di contemporanei, vale a dire a qualcuno che lo attende. Quando in uno degli ultimi episodi di Breaking Bad, che si intitola Money Blood, Walter White, il protagonista, questo chimico che, come dire, si è avventurato nella criminalità, fino a, mi verrebbe da dire, ritornare finalmente
a ciò che desiderava, Heisenberg, quando ritorna nella casa, nella casetta schiera, nel New Mexico, dove lo abbiamo visto, in tantissimi episodi, il prato, il vialetto, gli ambienti interni, giardinetto, nello spazio posteriore, la piscina, ritorna da ricercato, ritorna in uno spazio delimitato da una cancellata con un cartello che tanto fa tornare in mente Quarto Potere con il No Trespassing, passa in mezzo a questa recinzione. Quindi, prima di tutto, ci chiarisce che l'Ulisside contemporaneo ritorna in un'Itaca che deve violare, che non è più sua. Vaga all'interno delle camere che sono state devastate, svuotate. Lo spazio è come non l'abbiamo mai visto prima. Ha manifestato tutta la sua vulnerabilità. Lì dentro non abita più nessuno. Sul retro ci sono gli skaters che si esercitano all'interno della vasca vuota, dove prima c'era la piscina, quel secco rimbomba laddove prima c'era il liquido, c'era l'acqua. E c'è un momento in cui Walter White recupera una capsula che lì serve per gli ultimi atti della storia raccontata in quella serie televisiva, e dopo averla recuperata si risolleva e c'è un gioco di luci, di rifrazioni, di riverberi, che smaterializza il suo volto. In quel momento possiamo dire che l'Ulisside contemporaneo è completamente ritornato, è completamente ritornato perché è irriconoscibile, perché il percorso che ha compiuto gli ha concesso di diventare un fantasma. Quando uscirà e aprirà il bagagliaio della sua macchina, si imbatte in una vicina di casa che svolge una funzione analoga a quella di Argo, non muore, ma lo guarda come se guardasse un fantasma. Il sacco della spesa le cade per terra, lui, Walter White, la saluta, l'episodio comincia, perché questo frammento precede, diciamo, la sigla. Nel ritorno che ho in mente, quei sense, quei nessun di Roth sono una costante. L'identità non è piena, coesa, compatta, tetragona, indistruttibile. Ha raggiunto, come dire, il punto estremo della sua rarefazione. Guardi il volto di quell'Ulisside e vedi soltanto dei giochi di luce. Grazie. Tra l'altro su quello che dicevi del ritorno della casa, alla casa che non è la propria casa, quello che poi scrivi sempre nel racconto cosa ho citato, Storia del mio presente, in cui scrivi: da quando sono tornato a vivere a Palermo abito in una casa che non è la mia vera casa. La mia vera casa non esiste, non esiste ancora, forse non esisterà mai. Io vorrei proseguire ovviamente il dialogo con molte altre domande, però vedo che è un po' tardi e mi piacerebbe che anche chi ci sta ascoltando intervenisse. Quindi la chat è aperta sia su YouTube che su Webex, se qualcuno ha voglia di scrivere un intervento oppure direttamente intervenire aprendo la cam e l'audio, naturalmente ci farebbe piacere. Prego, Guido Mazzoni. In attesa che magari intervenga qualcuno,
In chat volevo innanzitutto ringraziarti per questa bellissima serie di riflessioni e racconti concatenati intorno ad un tema. Mi ricordo che una volta avevamo parlato proprio delle partite di calcio in televisione negli anni Ottanta, del fascino peculiare che avevano. E anche della differenza fra la temporalità delle partite di calcio e la temporalità delle partite di basket. Nelle partite di calcio, soprattutto all'epoca, si poteva perdere tempo quando si era in vantaggio. Nelle partite di basket o nelle partite di pallavolo o nelle partite di tennis, invece, bisogna continuare a produrre punti per arrivare in fondo. E questo cambia completamente la percezione, dei rapporti di forza e la percezione del tempo. E la percezione del rapporto con l'agire. Ma in realtà volevo chiederti un'altra cosa, perché all'inizio della vostra conversazione, Emma mi sembra ha citato il cosmonauta di Boato, che mi faceva venire in mente una pagina del Tempo Materiale, quello il racconto della sonda russa che plana che deve atterrare metaforicamente su Palermo. E mi veniva in mente questa considerazione che il tempo nei voli spaziali ha una configurazione particolare e la configurazione più angosciosa e carica di significato è probabilmente la configurazione del tempo di ritorno, perché il tempo del ritorno delle sonde o peggio dei voli con esseri viventi a bordo deve essere calcolato alla perfezione e chi vola sa anche che se lo scudo termico che protegge la navicella si danneggia o è già danneggiato in fase di ritorno, quel momento sarà il momento della sua morte. Lo sa fin dall'inizio. Quindi il volo è costruito in funzione di questo momento della verità che deve necessariamente arrivare poco prima del ritorno. Su questi sono state costruite narrazioni di realtà e di finzione molte volte. E volevo delle considerazioni tue a questo proposito, perché ricordo che anche la sonda del tempo materiale aveva un problema di discesa, no? Che il suo tempo di discesa doveva essere ben calcolato, perché altrimenti si sarebbe schiantata al suolo. Sì, la sonda all'interno del romanzo a me era all'inizio di un capitolo in un certo senso improprio, perché essendoci una specie di regola interna in quel romanzo, che è quella di far corrispondere ogni capitolo a un mese del 1978, quello invece è un tredicesimo capitolo. E adesso, a posteriori, mi verrebbe da considerarlo anche sulla base di quello su cui ragiono da un paio d'anni, davvero come il capitolo del ritorno. La sonda serviva a modificare la prospettiva, il punto visuale, a far esistere il protagonista per almeno un paio di pagine in terza persona. Una terza persona che, come dire, rispondeva a un mio desiderio, e forse in un certo senso anche un suo desiderio, esistere un po' in terza persona invece di essere per tutto il tempo imprigionato dentro la prima persona. Si può immaginare il destino di un personaggio, come accennavi, come la preparazione del proprio ritorno, di ciò che sarà il proprio ritorno. È qualcosa che accade a tanti livelli diversi, da quello politico a quello spettacolare,
È entrato a un certo punto attraverso alcuni titoli cinematografici anche in dei giochi espressivi, in delle esclamazioni, in cui il sottotitolo di un film, Il Ritorno, è subito enfatico e maestoso. Io penso a due ritorni. Anzi, a uno in particolare, che è molto semplice, molto lineare, molto nordamericano. Dal mio punto di vista, continua a essere sempre anche molto commovente. Ed è un ritorno che sta tutto in uno sguardo, una preparazione, un desiderio di un ritorno e allo stesso tempo la consapevolezza del fatto che questo desiderio non può che essere frustrato. Ed è lo sguardo di Carlito, all'inizio e alla fine di Carlito's Way di Brian De Palma. Tutto il film è inscritto all'interno di questi due sguardi, di questo stesso sguardo in cui Al Pacino viene osservato da una prospettiva zenitale, mentre la barella lo sta portando verso qualcosa che non verrà raggiunto, verso una soluzione che non può essere raggiunta. Carlito è un irredimibile che però a un certo punto ha un desiderio di redenzione, che progetta, programma la propria redenzione, la organizza. Vorrebbe riuscire a compiere il ritorno. L'amore per una donna sarà classicamente, quasi in modo stereotipato, decisivo in questo senso. Quando però Carlito, dopo una serie di azioni rocambolesche, raggiunge la soglia, la banchina del treno, oltre la quale c'è il mezzo che lo porterà lontano. Se è sufficiente varcare quella soglia e tutto è finito nel senso migliore. Il suo principale nemico lo affronta, lo colpisce a morte e quella soglia non verrà mai varcata. Carlito è come quei personaggi che stanno su un tapis roulant davanti a una porta aperta. Continuano a camminare sul tapis roulant, ma la soglia non può essere varcata. Quando De Palma chiude la sua narrazione su quello sguardo che non è inerte, lì c'è secondo me uno splendido lavoro attoriale, come c'è nello sguardo di De Niro alla fine di C'era una volta in America. Lo sguardo di Carlito è uno sguardo umido, come se ci vedesse benissimo nel momento in cui il dispositivo che serve a guardare si è offuscato per una lacrimazione che non è di commozione, è una lacrimazione che è quella, come dire, di un uomo esausto che viene liberato da questa infinita fatica che è quella di provare a superare la soglia. Quello che mi ha colpito ragionando su quello sguardo, su quei ritorni preparati, che sono però dei ritorni impossibili, dei ritorni necessariamente perduti, è che la qualità più precisa, il sentimento più a fuoco, lo si trova negli sguardi animali, mi verrebbe da dire di nuovo nella mucca di cui parlavo, e in quel momento c'è qualcosa anche della mucca nello sguardo di Carlito, nello sguardo di King Kong, in cima all'Empire State Building, alla fine della sua storia d'amore, all'inizio della separazione fisica, prima di precipitare. Penso soprattutto alla versione quella con Naomi Watts di Peter Jackson, in cui probabilmente la fissità di tutte le altre parti del corpo fa diventare lo sguardo la parte allo stesso tempo più muta ed espressiva. Lo sguardo di Baltasar,
l'asino del film di Bresson, lo sguardo del puffin, pulcinella di mare, l'animale simbolo dell'Islanda, sguardi animali che non assumiamo da esseri umani come semplici, qualora questo aggettivo abbia senso per descrivere uno sguardo animale, come semplici sguardi animali, sono sguardi postumi, sono gli sguardi di chi ha visto tutto e ne ha tratto le conseguenze, di nuovo, non costruendo una conoscenza, non arrivando a una soluzione, ma sperimentando una specie di senso di commozione, di struggimento profondo. Fermo. Grazie, Giorgio. Se qualcuno vuole intervenire, io avrei molte domande, però è anche vero che è molto tardi. Se posso, visto che è appena uscito questo volume per Casa Grande con il racconto Tre Orfani, se posso proprio un breve commento su questo. Non voglio interromperti, ma era comparsa Ah, scusate. Una domanda. Mi scuso, non l'avevo visto, ora lo leggo perché appunto su YouTube non si può leggere, quindi lo leggerò ad alta voce. Edoardo scrive: a proposito di tunnel e di soglie, mi è venuto in mente il racconto I palloni del signor Curzo di Michele Mari. Anche in quel caso, secondo me, il manifestarsi dell'età adulta, perché anche in tal senso forse può essere interpretata la decisione di andare dall'altra parte del muro, non è un superamento definitivo, ma un andirivieni. Tant'è che il pallone sarà mandato di nuovo dall'altra parte, volontariamente, facendo di quella soglia invalicabile un'irresistibile porosità, a partire dalla quale, appunto, il ritorno assumerà una dimensione non subalterna all'andare e, in un certo senso, neppure alternativa. Ringrazio Edoardo per questo riferimento a una meraviglia come quel racconto di Michele Mari, che è quello con cui comincia Euridice aveva un cane. Per me, I palloni del signor Kurz è, come dire, uno dei materiali che in quest'ultimo periodo, come dire, sono diventati centrali per ragionare sul ritorno. Nel momento in cui Bragonzi, il protagonista, il ragazzino del collegio in Liguria, decide di scavalcare il muro che separa il cortile del collegio, dove si disputano le partite a pallone, dal territorio, dal regno del signor Kurz, immaginato dai ragazzini, anzi immaginato da Bragonzi, come un ragno terribile che distrugge ogni pallone, in quel momento inizia a ritornare. E quando si inoltrerà dentro la serra che custodisce i palloni che dal 1933 sono finiti e siamo nel 1966, quando il racconto si svolge, sono finiti dall'altra parte del muro, poco a poco ribalterà la sua prospettiva sulle cose. È come se durante il ritorno Bragonzi scoprisse non soltanto un altro modo per intendere l'altro, ma forse più esattamente scoprisse di essere l'altro, perché Bragonzi a un certo punto noterà i vasi vuoti sui quali non ci sono ancora palloni. E che attendono i palloni che si perderanno nel futuro, e prima di scavalcare e andare di nuovo al di qua nel cortile, comportandosi come Ulisse con i marinai dopo l'episodio delle sirene, non raccontando nulla di quello che ha visto, andrà a sedersi su una sedia, quella dove il signor Kurz sta seduto, attendendo
il momento in cui quelli che da un lato sono palloni perduti saranno palloni salvati. È come se in quel racconto Mari, come dire, disegnasse le fondamenta di una religione totalmente laica e facesse esistere la letteratura come il luogo in cui vive il signor Kurz, il luogo in cui si prova a preservare, nella consapevolezza che a un certo punto, come dire, tutto comunque si disgregherà, dove si prova a preservare quello che dall'altro lato del muro viene considerato perduto. Molto contento di questo riferimento. Grazie, aggiungo anche un commento che arriva dal chat di YouTube da parte di Emanuela. Quello sguardo della mucca l'ho sperimentato in India, uno sguardo in grado di chiarificare, tanto da avermi fatto coniare un modo di dire, quando sei in crisi cerca un bovino. È vero, lo confermo anch'io. Mi è capitato durante un viaggio e devo confermarlo anch'io. Molto d'accordo. Se non ci sono altre domande o altri interventi che naturalmente sono ben graditi, appunto vorrei semplicemente un piccolo riferimento a questo racconto che citavo prima, tre orfani, perché l'ho trovato. Innanzitutto l'ho trovato bellissimo e interessantissimo, però anche qui in qualche modo si parla forse di ritorni in un certo senso, perché tu utilizzi due personaggi di Melville, il capitano Ahab e Bartleby, e in qualche modo, citando Moby Dick, citi un grande romanzo di ritorni su tantissimi livelli, a partire dal livello di chi sta narrando la storia di Ahab e di Moby Dick. In Tre Orfani c'è un uomo che ha compiuto 50 anni e il 12 marzo 2020 trova due ospiti in casa che diventano appunto due coinquilini, e questi coinquilini rappresentano un po' le due forze che forse ti stanno guidando durante la pandemia, una forza distruttiva e una forza, per così dire, eroica. Quindi da un lato uno di questi ospiti distrugge gli appuntamenti dell'agenda del protagonista, e dall'altra il capitano Ahab controlla tutti i dati e connette tutti i dati relativi alla pandemia, e quindi tragicamente ha diciamo, la forza per non entrare nel nichilismo più assoluto. E su questo tu hai rilasciato un'intervista, non su questo racconto, ma a fine agosto sul Foglio c'è stata un'intervista di Simonetta Sandivasci a cui tu hai detto: la fissazione sulla pandemia, su questi mesi, hai detto la fissazione della resistenza. Non penso di essere stato l'unico in questi mesi a essere stato visitato da un impulso altrettanto umano e per nulla nichilista al desistere. Tutte le volte sono state tante, che mi sono reso conto che ciò attraverso cui ho organizzato gli ultimi anni, fissandone la centralità, era procrastinabile. Resistere non è una forma di pessimismo o codardia, può diventare sguardo sul mondo. Capisco l'impulso a ritornare, ripartire, ma dovremmo mantenere un minimo di attenzione e cura verso il turbamento vissuto, senza liquidarlo come fosse stato un errore nel sistema. Poi parli di molte altre cose interessanti delle rappresentazioni del nolli me tangere, insomma è un'intervista molto 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 interessante, però in qualche modo si connetteva, secondo me, a quest'ultimo
quest'ultimo racconto di queste due forze contrarie che viviamo tutti, insomma, credo in questi mesi. Se vuoi farci un ultimo commento appunto su questo, se ti va. Sì, io non le, in realtà sono d'accordo sul fatto di considerare Achab e Bartleby a un determinato livello due personaggi lontani e forse in un certo senso contrapposti, che provengono dalla stessa immaginazione narrativa, grosso modo in un arco di tempo, in un lasso temporale ristretto, 5 anni separano il capitano dallo scrivano. Da un altro punto di vista, a un livello diverso, invece, penso che Achab e Bartleby siano molto vicini, e in un certo senso, in due modi diversi, determinati a far accadere la stessa cosa, che è la messa in liquidazione di un'idea tradizionale di identità. Bartleby applica a se stesso una specie di principio, una specie di dieta ostinata che sembra quella che ha reso conta Pontormo nel libro mio, dove tutti i giorni scrive quello che ha mangiato, tutto molto frugale, quello che ha disegnato o dipinto. E all'interno del racconto io non volevo che Bartleby dicesse quello che dice nel libro di Melville. Volevo che il suo preferirei di no si incarnasse, si concretizzasse e applicasse il suo principio, la sua dieta alla vita della voce narrante, a colui il quale dice io all'interno della narrazione e abita in quella casa. Quindi, in un modo che è mite ma allo stesso tempo perentorio, Bartleby si occupa di tutte quelle che sono le sorgenti dalle quali si innerva il reticolo nel quale grosso modo viviamo immersi: la posta elettronica, l'agenda cartacea, il telefono cellulare, la rubrica, gli scambi su WhatsApp, le fotografie, cancella tutto. O quasi tutto. Non chiede permesso, non chiede scusa. Quello che io mi auguro di essere riuscito a evitare, poi non posso averne la certezza, è di avere, come dire, per me Bartleby non è, come dire, un personaggio stupidamente ostile al reticolo, o che in modo appunto altrettanto ingenuo ti mette in guardia e ti chiede di distinguere tra ciò che è scoria e ciò che invece è fondamentale. Spero, come dire, che il personaggio non venga recepito in questo modo. Achab dissolve l'identità attraverso un'immersione totale all'interno della visione. Achab, appena installato in casa, prende una scopa, toglie lo scopettone e con un coltello trasforma il manico della scopa, il bastone, in un rampone. Perché ininterrottamente bisogna preparare la caccia a partire da una consapevolezza. Il suo sguardo ininterrottamente scorge Moby Dick, anche all'interno di una serie di cortili interni a Palermo. Si trova l'Atlantico e si vede il dorso della balena. Achab è un personaggio che dentro il romanzo, attraverso la sua
imperiosità, mi verrebbe da dire, soprattutto in quelli che sono le sue lunghe orazioni. A un certo punto svanisce, come se cercasse un vanishing point attraverso l'ars retorica. Dico talmente che a un certo punto non sono più lì. C'è soltanto il linguaggio, anche il linguaggio diventa a un certo punto gassoso, e sono pagine incredibili del romanzo di Melville, qui c'è tutta la letteratura perché non c'è più niente. Grazie Giorgio. Ora è molto tardi, vorrei proseguire con altri commenti, altre domande, credo che ti abbiamo trattenuto abbastanza, quindi ti ringrazio e ringrazio tutti coloro che hanno seguito questo incontro. Ringrazio chi è intervenuto e naturalmente ringrazio il direttore Pierluigi Bellini, Maria Rita De Giglio e Guido Mazzoni e tutti coloro che hanno aiutato a realizzare questo incontro e gli incontri precedenti, a partire dalla Rama Rama, Nicoletta Carasso e l'ufficio comunicazione, tutti insomma coloro che ci hanno aiutato e ci stanno aiutando. Vi do appuntamento per la settimana prossima, il 15 aprile, sempre alle ore 21, con l'appuntamento conclusivo di Extrema Ratio con Justin Steinberg, Pietro Cataldi, Antonio Montefusco e Natascia Tonelli, con un incontro intitolato Come salvare Dante e introdurrà l'incontro Maria Rita Sigilio. Io ringrazio ancora Giorgio per questa bellissima serata e questo incontro, spero che ci sarà modo di continuare questa discussione direttamente a Siena, quando potremo invitarti insomma, sul posto e parlare dal vivo, quindi non escludiamo il ritorno, citazione. Quando non saremo più in ogni accezione possibile ritratti, che pure però, insisto, è una condizione perlomeno da esplorare, non necessariamente da godere, ma perlomeno da esplorare. Ringrazio io davvero per l'invito, per l'occasione, ringrazio tutti quelli che sono stati presenti per la disponibilità. Grazie, grazie mille e buona Arrivederci. serata. A presto, buona serata.